Mimmo, quattro, insomma, punti di distacco. So che ve la giocherete venerdì. Sì, assolutamente. Lo diceva un tuo collega, vincere di 4, perdere di 4 è semplicemente il primo round. Diversamente se avessimo chiuso la partita con 12-13 punti, perché a un certo punto quello era il divario. Però io, come dico sempre, ho una squadra incredibile, delle ragazze fantastiche che non mollano mai e alla fine siamo riusciti a recuperare il gap. Quindi dobbiamo essere orgogliose di quello che abbiamo fatto. Ringraziamo il pubblico, ringraziamo veramente che stasera vedere finalmente il palazzetto stracolmo ci hanno dato un'energia incredibile. E faremo di tutto per poter rigiocare un'altra partita in casa. È difficile perché dobbiamo andare a casa loro, però ci proveremo. Rossella, è stata una bellissima serata e poi alla fine anche il punteggio, insomma, meno 4, ma le ragazze intendono recuperare. Sì, secondo me nulla è scontato, quindi sicuramente dobbiamo andare lì il 15 con fiducia, autostima, recuperare le forze e pensare che il risultato non è scontato. Sappiamo ovviamente che ci vuole sempre la partita perfetta perché stiamo giocando con le campionesse d'Italia uscenti, però oggi loro hanno dimostrato in campo di avere la concentrazione e le qualità anche tecniche per competere ai massimi livelli. Citavi il pubblico, ho visto anche tanti volti nuovi che grazie alla Magnolia si stanno avvicinando a questo sport. Sì, noi cerchiamo di fare sempre un po' promozione lì dove anche spesso ci invitano, perché poi notiamo che la gente che viene spesso ignora questa realtà e anche questo luogo e quando viene incuriosita poi si appassiona e diventa veramente un seguito importante. Ecco, Rosella, una crescita esponenziale perché al secondo anno di A1 ci avete regalato, a parte l'Eurocup con Lugo, ma poi le Final Eight di Coppa Italia e ora i playoff. Sì, devo dire che è stata una stagione veramente molto positiva. Avevamo messo degli obiettivi importanti, avevamo chiesto di poter partecipare chiaramente ai playoff, anche se siamo consapevoli di essere soltanto nel secondo anno della massima serie. Però sapevamo con il roster che avevamo creato a inizio anno di potercela fare. Si poteva ambire addirittura per come le cose stavano andando ad avere anche un sesto posto. Abbiamo partecipato a gara 1 di questi quarti di playoff e devo dire veramente con grande orgoglio e quindi siamo molto soddisfatti.